diciamo, un nuovo testo che parla proprio, diciamo, dalla parte degli spartani. Normalmente noi siamo abituati a vedere e a sentire testi che magnificano gli ateniesi, che magnificano la società greca, che magnificano i vincitori. E qui invece il taglio è diverso ed è interessante perché entriamo dentro una famiglia spartana e nelle angosce e nei compromessi di una famiglia spartana, perché Tindaro è in qualche modo costretto ad andare in moglie, la sua figlia più giovane, ad Agamennone, quindi al più odiato fra i greci. Re Tindaro, abbiamo giurato solennemente come hai chiesto, e ora mantieni la tua parola e dai un marito a Elena dalle bianche braccia. Messia! Il lavoro di Barbara Gizzi è particolarmente raffinato perché è molto difficile, come dire, comporre un testo che abbia un sapore antico, che abbia come dire, delle risonanze antiche, senza scadere nel pacchiano oppure nel banale. Settimo re di Sparta è mio figlio. Tindaro regna con sua moglie Leda, che ha generato figli anche con Zeus. Molti dei protagonisti e il regista stesso, abbiamo tutti quanti noi esperienza al Teatro Greco di Siracusa, dove ho interpretato tante di queste tragedie. E io da Tarantino, Taranto è l'unica colonia spartana in Italia, mi sono fatto sempre questa domanda: come mai si parla di spartani ma mai di Sparta? Ecco, questo spettacolo, l'azione si svolge proprio a Sparta. Dobbiamo essere pronti al giorno in cui Ares ci chiamerà a combattere. Un popolo diviso è un popolo debole. E di certo voi, nobili signori, non vorrete dividervi per una donna. Nemmeno per la donna più bella del mondo. Anche raccontare una Sparta che molti non conoscono, perché Sparta spesso viene identificata soltanto come quelli che sanno fare la guerra, i 300, no? E invece Sparta era tantissima altra roba. Siamo veramente strafelici di essere qui a Segesta, in questo posto magnifico, spettacolare. Questo era, io devo dire, dal capello bianco si potrà notare, ho qualche anno alle spalle, ho recitato credo in tutti i teatri d'Italia, all'aperto e al chiuso, e mi mancava proprio Segesta. Quindi farlo con questo spettacolo, insomma, potete immaginare come per me è particolarmente bello. Figlia clitennestra, figlia coraggiosa, figlia spartana, ti prego, giura su quanto hai di più caro. Se così potrò renderti felice, lo giuro. Lo giuro su Sparta. C'è una bellissima regia di Daniele Salvo, c'ho dei colleghi, dei ragazzi, degli attori, sono uno più bravo dell'altro. Con te, Lucio Sparta, ho scoperto il tenero amore che invade il cuore. E qui, dove il cuore è nato, ora deve morire. Qui, nel petto, nulla resta se non l'invadenza di un'enorme ombra. Claudio, sì, che ci ha cortesemente invitato dopo aver visto lo spettacolo, e quindi lo ringrazio perché la sua direzione mi sembra una direzione illuminata, e il cartellone è bellissimo e interessantissimo, e quindi è una bella opportunità per noi essere qui. Uno spazio straordinario, un luogo antico, un luogo colmo di voci, di echi, no? Si sentono le voci del passato. Mi manca la Skenè perché mi piacerebbe vederla ancora, ma è come se la vedessi, anche se il panorama della montagna è straordinario e dà a qualsiasi cosa venga fatta qui un impatto e una, come dire, una potenza espressiva straordinaria.